Sleep, Bergamask di Claude Debussy e La Rhapsody in Blue di Gershwin. Sono due pezzi che in comune hanno il fatto che sono i precursori di quelle che sono le linee musicali guida del Novecento, ossia il jazz, che parte diciamo idealmente dalla Rhapsody in Blue, e il minimalismo. Il minimalismo è la corrente di Giovanni Allevi, Luigi Einaudi, per intenderci, che nasce proprio con Debussy e Satie 100 anni fa. La Suite Bergamask si divide in 4 movimenti, famoso il Clair de Lune, il terzo movimento, verranno eseguiti senza interruzione l'uno dall'altro. E buon ascolto. Thank you.
Disagio, lo capisco, io avevo fatto la parte. Facciamo un pezzo di chiusura, un altro pezzo che suono tante volte, che mi piace particolarmente, è la toccata di Saint-Saëns, che è un altro compositore contemporaneo francese. Grazie tante di questa bellissima serata. Thank you.
Scusate, per...